Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Radio Game. Io sono Mario Morandi e questo è l'episodio 002, dal titolo significativo Hurry, un episodio realizzato in ritardo tra mille impegni a cui ho dovuto dedicare meno tempo del solito. Intanto prendetelo così com'è e se tutto va come deve andare, dalla prossima puntata avrò finalmente una connessione internet e la musica a quel punto cambierà. Ma a proposito di musica, andiamo ora ad ascoltare come sempre i brani più belli e significativi della storia del videogioco. Cominciamo subito con un brano veloce che si adattava alla perfezione alla rapidità delle mosse dei lottatori del titolo che nel 1993 sconvolse le sale giochi di tutto il mondo, Virtua Fighter, uno tra i diversi capolavori del genio eclettico Yu Suzuki, autore di Outrun, di Hang On e dell'indimenticato Shenmue. Virtua Fighter non portava soltanto l'esperienza marziale nella terza dimensione, ma anche una vera e propria tipologia di combattimento sulla quale poggiano tutti gli odierni picchiaduro. Il primo stage ci vedeva lì, in un ring su una spiaggia assolata, per confrontarci con Jackie Bryant, capelli biondi sparati e tutina rossa, pronto a darcele di santa ragione. Questa è la spensierata musica di sottofondo, la cui melodia è stata motivo di ispirazione per la sigla di Radio Game. Nel 1995 Namco portava sulla allora nuovissima Sony PlayStation il gettonatissimo Ridge Racer, titolo che insieme a Cigarelli segnò una svolta storica per il videogioco di guida. La colonna sonora del CD-ROM di Ridge Racer conteneva dei riarrangiamenti dei frenetici pezzi musicali che si abbinavano perfettamente allo stridio delle gomme e alla voce scatenata del telecronista virtuale. Ma l'anno successivo la casa di Pac-Man riesce a fare di più. Esce infatti Revolution, titolo studiato appositamente per l'intrattenimento casalingo, con piste e macchine modificate per l'occasione, mentre viene mantenuta la guida rigorosamente arcade con i suoi spericolati derapage. Le musiche ancora più intense e vivaci che mai, e non a caso ultimamente Namco provvede a ripescarle come nel caso della versione portatile su PSP. Questa è You Drive, You Two Dancing.
fra una curva e l'altra, per non sbandare ci vuole aderenza, ci vuole grip. Questo è il titolo dell'incalzante brano che andiamo a sentire. Parliamo ora di un compositore storico del periodo d'oro di Psygnosis, sia su Amiga che su PlayStation, e che quindi può vantare un curriculum davvero invidiabile. Qualche titolo? Lemmings, Shadow of the Beast 2, Linder, la serie di Wipeout e Colony Wars. Più di recente si è occupato della creazione di software musicali, tra i quali Music, un audio sequencer che ha introdotto chi vi parla alla composizione e all'audio editing. È bello quindi pensare che se non ci fosse stato Tim Wright, probabilmente non esisterebbe nemmeno Radio Game. Ma ancora più bello poter ascoltare un suo pezzo che ha segnato le vite virtuali di migliaia di amighisti con Agony. Sparatutto datato 1992, tanto epico quanto malinconico. Il rapace notturno violaceo proseguiva imperterrito incontro al suo destino, sorvolando delle lande di sublime bellezza. Le splendide illustrazioni digitali si integravano a meraviglia con le tracce sonore, come nel celeberrimo tema introduttivo in memoria della madre di Tim Wright, accompagnato visivamente da un albero millenario che brucia in una terra desolata. Musica classica ad ascoltare in religioso silenzio. Thank you.
difficile non accorgersi del ponte smosso dal vento, delle aquile, delle roccaforti in penombra, della luna, dei relitti sugli scogli. Non si può restare indifferenti alle potenti cascate, al sottobosco muschioso, alle immense foreste e paludi che appaiono lontane, immersi in uno splendido imbrunire. Il dettaglio in Egoni è religione pura. Troverete ulteriori dettagli su Egoni e un'analisi approfondita delle sue musiche su retrogamer.it, sezione Amiga. Colonna sonora emozionante di dubbio spessore si trova in The Legacy of Kain, Soul River, secondo episodio della fortunata saga vampiresca creata da Crystal Dynamics, che portava sulla PlayStation di casa Sony delle innovazioni interessanti dal punto di vista del gameplay e della grafica, soprattutto rispetto all'episodio precedente. La musica composta da Kurt Hartland e Jim Hedges ci immerge nella desolazione delle rovine di Noscott, infondendoci un profondo senso di inquietudine. Il brano che ascoltate è tratto dall'introduzione, si titola Ozar Midrashim. Ho scelto questa canzone perché quando parte, di solito, mi metto a zompare sul divano, mi mando la solo di chitarra con il pad. E poi perché il tema di Albert Knox, uno che se ne va in giro con dei collan, una katana tanta e lo sguardo maniaco omicida perennemente stampato in faccia. Secondo me Albert è un gran figo, uno che esclama disgustato «siete solo dei vermi» quando batte qualche mostrino insignificante. Io da grande voglio essere Albert Knox. Questa è la scelta di Cloud Strife, meglio conosciuto come Arzak. Il brano si intitola The Divine Spirit of Language di Motoi Sakuraba, tratto da Star Ocean Till the End of Time, PlayStation 2.
chiedessero di salvare solo un gioco dalla mia casa in fiamme, salverei Medieval. L'atmosfera del gioco è già resa tangibile dalle soluzioni grafiche, ludiche e narrative, ma la colonna sonora a farti attannare l'atmosfera. Arrangiamenti da fiaba, melodie che omaggiano Danny Elfman, il compositore di Tim Burton, in ogni possibile modo rendono Medieval un'esperienza unica sul piano del coinvolgimento emotivo. Qualcosa che secondo me nemmeno Mario 64 o qualsiasi altro platform sono riusciti a conseguire. Forse perché Medieval non è un platform, ma una sinfonia vivente e pulsante. Fin dagli albori della storia del videogioco, lo spazio profondo è stato un'ambientazione privilegiata, fucina di ostili alieni pronti a conquistare il nostro pianeta. Il nostro compito è quello di saltare su una navicella e affrontare il male, respingerlo, evitarlo, o più preferibilmente, distruggerlo. In questa categoria spicca la serie di Gradius, che nasce nel 1985 grazie a Konami, con un leggendario sistema di power-up ad accumulo che dona un tocco di strategia al blastaggio puro. Nel 1997 esce Gradius Gaiden e nonostante il mitico caccia Vic Viper, di cui possiamo ammirare uno splendido cameo nella recente serie di Zone of the Enders, sia passato attraverso vari stadi evolutivi, la giocabilità rimane inalterata. Ma lo stesso non si può dire del sonoro che, a detta di Luca Biusi, raggiunge vette assolute, si distingue in ogni livello, diviene simbolo di un'epopea di sparatutto memorabile e incentivo all'acquisto del CD con il soundtrack. Gradius Gaiden è, dopo tutto, uno sparatutto grafico musicale, ma vale anche il contrario. La musica prima del gioco, il gioco che ne imprime le espressioni, diventando un unico tutto. E allora andiamo ad ascoltare Side Story di Norris Muir. We'll be right back.
È il 1989, l'anno d'uscita di Double Dragon 2 per NES, titolo di culto per i possessori dell'8-bit Nintendo. Non si tratta di una semplice conversione, ma di un adattamento che per giocabilità e divertimento riesce a conquistare il giocatore ancora di più rispetto all'originale arcade creato anch'esso da Technos, casa madre del genere di picchiaduro a scorrimento. I gemelli Lee, con le loro inconfondibili capigliature cotonate e le loro mosse segrete, mettono a soqquadro la città e non solo, combattendo anche su elicotteri, locomotive e superando insidiose sezioni a piattaforme. Il chip sonoro del NES li precede baldanzoso fin dalla schermata del titolo che andiamo a sentire in questo istante. Questo invece è l'accattivante brano presente nel secondo livello, in cui dovremmo saltare tra i tetti di grattacieli di una città by night. Capita spesso che nella storia di videogames una serie che ha fatto fortuna in mondi bidimensionali si trovi costretta a compiere un balzo forzato verso la terza dimensione. Capita invece molto meno spesso che il feeling, l'atmosfera, la struttura e la giocabilità vengano rispettate decorosamente durante questo processo. Uno di questi rari casi è Metroid Prime, titolo pluripremiato realizzato da Retro Studios nel 2003 per GameCube, sotto la revisione di Nintendo. Una visuale in prima persona che sfugge ad ogni catalogazione, che ha compiuto il prodigio di mantenere inalterata la sensazione di vestire i panni della cacciatrice di taglie Samus Aran nella sua eterna lotta contro i Metroid e i pirati spaziali. Metroid è esplorazione innanzitutto, una ricerca verso il potenziamento che ci aprirà nuove possibilità di intrufolarci nelle viscere della Terra per estirpare il male. Metroid è inoltre fantascienza e da questo Kenji Yamamoto e Koichi Kiyuma traggono spunto per lo splendido tema principale che possiamo sentire nel menu dei titoli e nei riconoscimenti. We'll be right back.
quella che poteva essere considerata una gradita sorpresa nell'anno 1996 si è rivelata essere a tempo di distanza un vero e proprio tesoro nascosto del mondo dei videogames. Sì, perché un'esclusiva per Saturn, console che al tempo in Italia possedevano in pochi, rischia di cadere facilmente nell'oblio se non viene ricordata con il dovuto rispetto. È quindi un onore ripresentare Guardian Heroes, capolavoro made in Treasure, un team che nei primi anni 90 fece sfracelli su Mega Drive con titoli come Gunstar, Heroes, Dynamite Heady o Alien Soldier, seguendo una strada tutta sua, sia a livello estetico che tecnico, e a questo proposito non possiamo evitare di citare i magnifici shooter Radiant Silvergun e Ikaruga. Guardian Heroes è un cartone animato interattivo travestito da picchiatura, scorrimento, e si gioca in stile Street Fighter 2 su tre livelli di profondità, lanciando magie ed eseguendo mosse speciali a profusione. Praticamente il delirio, il comparto musicale porta l'intera esperienza a un livello maestoso e indimenticabile. Vedremo personaggi dal carisma digno delle migliori produzioni d'animazione, e non a caso la splendida introduzione è stata realizzata dallo studio Gainax, famosissimi per Evangelion e il mistero della pietra azzurra. Tutta la colonna sonora è stata invece composta dai maestri musicali del Treasure Team, di cui abbiamo operato una selezione ristretta a malincuore, visto l'incredibile livello qualitativo di tutte le tracce. Ma non indugiamo oltre, partiamo ovviamente dal brano introduttivo intitolato Open Your Heart. Ed ecco uno dei primissimi brani creato appositamente per catapultarci nel mezzo dell'azione. Il titolo è Fighters of Pain. Chiudiamo la carrellata con Roundabout, brano che parte in sordina per scatenarsi in un tripudio di solarità e di esaltazione totale.
Una Ferrari, una bionda, una spiaggia, un'autostrada. Questi gli elementi di Outrun che funzionano anche a 20 anni dalla sua uscita, complici revival creati da Sumo Digital, ossia Outrun 2 e Outrun 2006 Coast to Coast. Al di là degli splendidi remix dei brani classici originali, andiamo ad ascoltare una splendida canzone inedita appartenente all'ultimo di questi due titoli, ossia Nightbird, immaginandoci di scivolare a folle velocità lungo le curve infinite di una solata highway statunitense. Yasunori Mitsuda. Dovrete conoscerlo tutti per forza, amici ascoltatori. Stiamo parlando dello storico compositore della colonna sonora di Chrono Trigger. Chi ci ha giocato ha tutti i brani incisi nella propria corteccia cerebrale, potrete starne certi. Sul finire del millennio escono due produzioni Squaresoft per PlayStation che si collocano in cima a tutta la produzione ruolistica nipponica, ossia Xenogears e Chrono Cross, purtroppo mai usciti in Europa. Mitsuda compone le musiche sia dell'uno che dell'altro, il successo è grande. Un compositore che sa destreggiarsi tra le atmosfere e gli arrangiamenti più disparati, che ha saputo conquistare il cuore di molti videogiocatori. Chrono Cross è un viaggio meraviglioso alla ricerca della propria identità in uno scenario fantastico, tra cambi di dimensione e colpi di scena inaspettati. Una storia che deriva da un'avventura grafica trasmessa su Super Nintendo dal titolo Radical Dreamers e che risorge in grande stile sul 32-bit Sony. Chrono Cross riesce ad avvincere fin dal primo istante con questo epico e imprescindibile brano introduttivo dal titolo Scars Left by Time, ovviamente di Yasunori Mitsuda. Thank you.
siamo giunti anche stavolta alla fine del programma. Ci salutiamo quindi con il commovente brano finale di Chrono Cross dal titolo Radical Dreamers Without Taking the Jewel. Ciao e arrivederci alla prossima. Good luck!